Riconnettere la riserva d'Annunziana al mare e migliorare la fruibilità dell'ultima parte del lungomare sud di Pescara, sia in inverno che in estate. Sono questi gli obiettivi del progetto di riqualificazione del lungomare sud del capoluogo adriatico, che nasce dal restyling del progetto delle dune, che aveva incontrato non poche critiche da parte dei residenti e degli esercenti della zona di Porta Nuova. Focus del primo lotto di lavori, che partiranno a gennaio 2018 e dureranno 6 mesi, la nuova piazza antistante i teatri, come spiega il vice sindaco Antonio Blasioli. Vogliamo fare in modo che chi entri nella riserva possa passeggiarla tranquillamente, arrivare nell'area dell'ex camping e dall'area dell'ex camping trovare un nuovo giardino che si chiamerà giardino retrodunale, che ci permetterà direttamente di accedere al mare. Nello stesso tempo realizzeremo una grande piazza di fronte ai teatri D'Annunzio e Flaiano, che questa volta avranno anche un ingresso monumentale degno di questo nome. Quindi insomma è un aspetto molto importante che rivede la mobilità, ma che va nel senso di scelte ecosostenibili. Voglio precisare inoltre che nel giardino retrodunale pianteremo molte essenze, tra cui anche pini di Aleppo, che sono naturalmente utili per questa zona, e poi successivamente con un secondo lotto di lavori si prevederà anche un'area dunale proprio nella spiaggia libera, insomma proprio per tutelare le specie di questa zona di Pescara. Tempi e costi? I tempi e i costi, questi sono 800.000 euro per il primo lotto dei lavori e 700.000 euro per il secondo. I 700.000 euro sono di avanzi di amministrazione del 2016 già impegnati, mentre il primo lotto dei lavori è stato già approvato in giunta. Nel corso della presentazione dei lavori, una delegazione di balneatori della zona, capitanati da Riccardo Padovano, ha espresso la propria perplessità rispetto al timing dei lavori, che arrivano sino alla ripresa della stagione balneare, e soprattutto rispetto alla perdita di posti parcheggi. Che è già un tema per cui è stata chiesta attenzione al fine di non penalizzare le attività commerciali.